protagonista del nostro progetto sarà il filato Kira Lux del colore azzurro rame, un uncinetto del numero 5. Abbiamo una catenella di 6 maglie, facciamo un gabbietto e iniziamo a fare le prime 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a chiudere nella prima maglia con una maglia bassissima. E abbiamo formato il nostro cerchio. A questo punto iniziamo a realizzare il primo gruppetto di maglie alte. Facciamo le prime 3 catenelle, 1, 2, 3. Gettato, maglia alta all'interno del foro. 1, 2. E 3. Con le prime 3 catenelle in totale sono 4. Facciamo 2 catenelle di separazione e nello stesso foro realizziamo 4 maglie alte. 1, 2, 3. E 4. Abbiamo formato il nostro primo gruppetto. Giriamo il lavoro e iniziamo avviando 3 catenelle, 1, 2 e 3. Gettato e all'interno del foro facciamo le maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, più 3 maglie alte nello stesso foro. 1, 2 e 3. La quarta maglia alta la faremo nella terza maglia alta sottostante. Giriamo il lavoro, facciamo 1, 2 e 3. Gettato all'interno del foro una maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta. 2 catenelle di separazione più 3 maglie alte, sempre all'interno del foro. 1, 2, 3. Gettato, maglia alta nella terza maglia alta sottostante. Dobbiamo proseguire lavorando questi gruppetti per un totale di 18 giri. Sono arrivata alla fine dell'ultimo gruppetto. Facciamo le 3 catenelle più le maglie alte all'interno del foro. 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione più 3 maglie alte, 1, 2, 3, e la quarta la facciamo nella terza maglia alta sottostante. Abbiamo terminato di realizzare la nostra striscetta di 18 gruppetti. A questo punto tagliamo il filo e giriamo il lavoro. Iniziamo praticamente dal primo gruppetto che abbiamo realizzato. Andiamo a realizzare le maglie alte all'interno di questo foro.
Iniziamo con le prime 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno di questo foro dobbiamo realizzare 12 maglie alte, comprese le prime 3 catenelle. 2, all'interno tra la terza e la quarta facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. All'interno di ogni foro, vedete dove ci sono le 3 catenelle, dobbiamo realizzare sempre le 3 maglie alte, dobbiamo proseguire per tutto il giro. 1, 2 Dopo aver terminato di realizzare l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte, entriamo nel foro centrale e realizziamo 12 maglie alte. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 e 12. Dopo aver finito di realizzare le 12 maglie alte, dobbiamo andare avanti lavorando le 3 maglie alte in ogni foro. Facciamo la prima, la seconda e la terza. Andiamo avanti fino ad arrivare alla fine del penultimo foro, questo qua. Le ultime 3 le andiamo a realizzare tra la quarta e la terza maglia alta. Qua. 3. Chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Questa è la nostra striscetta terminata. A questo punto, per una taglia 42, ne dobbiamo realizzare in totale 12, compresa questa qua. Per chi volesse una taglia in più, ovviamente deve andare avanti realizzando più numeri di strisce. Invece, per una taglia in meno, basta fermarsi prima. Vi do le misure di questa striscetta così vi regolate un po' meglio. Ovviamente, con la mia mano e con l'uncinetto del numero 5, questa misura 42 centimetri ed è larga 7 centimetri. Ci vediamo per l'assemblaggio dei pezzi. Ho iniziato a unire i primi pezzi. Vedete, questa è la parte del rovescio del lavoro.
e questa è la parte del dritto. Dobbiamo mettere le striscette in questo modo e iniziamo a cucire prendendo i primi gruppetti di 3 maglie alte. E passiamo il filo. Ne lasciamo un po' in più, facciamo un nodino. Che poi questo lo faremo passare attraverso tutta la lavorazione. Queste due più queste due. Queste due con queste. Dobbiamo proseguire cucendo tutta questa striscia fino ad arrivare nell'ultima maglia alta, questa qua, e poi fermiamo il lavoro. Completiamo di cucire prendendo l'ultima maglia alta del gruppetto delle 3 maglie alte e fermiamo il lavoro. Facciamo passare il filo attraverso i punti. Andiamo avanti cucendo tutte le nostre striscette, poi vi faccio vedere come completare il lavoro. Ho terminato l'unione di tutte le strisce, vi dico in centimetri quanto è largo il top. Allora, è circa 45 centimetri per un'altezza di 42 centimetri. A questo punto dobbiamo pensare a realizzare le spalline. Io ho messo dei segnapunti nella seconda striscetta in questo modo e la distanza da questo punto a dove c'è il segnapunti sono circa 10 centimetri. Bisogna ripetere la stessa cosa da quest'altra parte. Questa sarebbe la scollatura del collo. Sono circa 20 centimetri. Con l'uncinetto del 4,5 iniziamo la lavorazione della spallina. Dobbiamo prima pareggiare tutte le maglie e iniziamo in questo modo. Facciamo la prima maglia bassa più 2 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Nel secondo punto lavoriamo una mezza maglia alta più 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse. Facciamo una mezza maglia alta più una maglia alta. In questo modo abbiamo pareggiato tutte le maglie. Giriamo il lavoro e iniziamo con il motivo. Facciamo le prime 3 catenelle, 1, 2 e 3, gettato, maglia alta, gettato, terza maglia alta, saltiamo 1, 2 e nella terza maglia facciamo un gruppetto di maglie alte. Iniziamo con la prima, la seconda, la terza, 2 catenelle di separazione più 3 maglie alte, 1, 2 e 3.
Saltiamo 1, 2 e 3 e facciamo una maglia alta. Una. Seconda maglia alta. Terza maglia alta. Nella terza catenella. Questa lavorazione sarà eseguita per circa 14-15 cm, poi vi dirò per quanti giri sono andata avanti. Ho completato la mia prima spallina realizzando un totale di 8 giri. In altezza sono circa 15 cm, iniziando dal ventaglietto delle 12 maglie. A questo punto non ci rimane che completare gli altri 3 pezzi per poi unirle con l'ago da lana. Dopo aver terminato di realizzare tutte le nostre striscette, possiamo pensare alla cucitura. Io già una spallina l'ho terminata, andiamo a fare la seconda. Prendiamo un ago da lana e con un po' di filo andiamo a cucire la spallina. Dobbiamo posizionare questa striscia sotto e questa sopra. Iniziamo unendo le prime maglie alte. Ripassiamo il filo da sotto e tiriamo. In questo modo uniamo la spallina. Quando arriviamo nel gruppetto delle maglie alte, dobbiamo metterle in questo modo e dare semplicemente 2 punti a caso. Tanto non si vede niente perché è lo stesso filato. Devono combaciare queste due parti. Vedete, viene bello pulito. Giriamo dalla parte del rovescio e facciamo passare il filo attraverso i punti. Possiamo tagliare il filo. Ho concluso facendo un giro di maglie basse intorno alle spalline e alla scollatura del collo. Ho fatto la stessa cosa anche dalla scollatura delle maniche. Mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto. Al prossimo tutorial.